Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Occhivola, collutorio Dompé Farmaceutici S.P.A. Ultimo aggiornamento. 2 settembre 2022. Cos'è Occhivola, collutorio? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Occhivola, collutorio durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Occhivola, collutorio? Occhivola, collutorio è un farmaco a base del principio attivo chetoprofene e sale di lisina, appartenente alla categoria degli stomatologici e nello specifico altre sostanze per il trattamento orale locale. È commercializzato in Italia dall'azienda Dompé Farmaceutici S.P.A. Occhivola, collutorio può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni Occhivola 1,6% collutorio, 1 flacone 150 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Dompé Farmaceutici S.P.A. Ricetta. OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco, classe C, principio attivo. Chetoprofene, sale di lisina, gruppo terapeutico. Stomatologici, forma farmaceutica. Collutorio, indicazioni, trattamento sintomatico di stati irritativo infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo, ad esempio gengiviti, stomatiti, faringiti, anche in conseguenza di terapia dentaria conservativa o estrattiva. Posologia, nella confezione è annesso un misurino dosatore con una tacca corrispondente a 10 ml. Per aprire la confezione è necessario premere con forza il tappo e ruotare contemporaneamente in senso antiorario. Due sciacquo gargarismi al giorno con 10 ml di Occhivola 1,6% collutorio diluito in circa 100 ml di acqua. L'eventuale deglutizione involontaria di soluzione impiegata per sciacqui e gargarismi non comporta alcun particolare danno per il paziente, in quanto equivale alla dose prevista per via sistemica, 160 mg di chetoprofene sale di lisina. Controindicazioni, ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Ipersensibilità individuale nei soggetti nei quali l'impiego di altri farmaci antinfiammatori non steroidei abbia determinato reazioni allergiche come asma, orticaria o rinite. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego all'uso, specie se prolungato, di farmaci topici potrebbe dare luogo a fenomeni di sensibilizzazione, nel qual caso occorre sospendere la cura e adottare idonee misure terapeutiche. Nelle terapie prolungate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, allo stato attuale non sono emerse interazioni negative con altri farmaci. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere Occhivola, collutorio insieme ad altri farmaci come Comadin, Symptom, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Occhivola, collutorio durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Occhivola, collutorio durante la gravidanza e l'allattamento? Come per gli altri farmaci antinfiammatori non steroidei, Occhivola 1,6% collutorio non deve essere utilizzato in caso di gravidanza accertata o presunta e durante l'allattamento al seno. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non sono noti. Effetti sul grado di attenzione. Effetti indesiderati: sono stati segnalati fenomeni irritativi locali ed edema angioneurotico soprattutto in soggetti con ipersensibilità ai FANS, con frequenza molto rara. Non sono noti effetti indesiderati sistemici. Segnalazione delle reazioni avverse: vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati mai segnalati casi di sovradosaggio con l'uso della soluzione di chetoprofene sale di lisina. In caso di uso improprio o di sovradosaggio accidentale, è opportuno ricorrere a misure terapeutiche generali del tipo normalmente adottato in caso di avvelenamento con farmaci antinfiammatori non steroidei. Proprietà farmacodinamiche, categoria farmacoterapeutica. Altre sostanze per il trattamento orale locale. Codice ATC.
A 0,1 ad 11 chetoprofene sale di lisina, al pari di chetoprofene, deve la sua efficacia antinfiammatoria soprattutto all'inibizione della sintesi di proprietà farmacocinetiche nell'uomo, dopo l'impiego di 160 mg di chetoprofene sale di lisina in soluzione quale collutorio, i livelli ematici di chetoprofene sono molto bassi, inferiori a 400 mg/ml, ed insufficienti ad, dati preclinici di sicurezza il principio attivo è poco tossico. Ha una BL50 che a seconda delle vie di somministrazione è di circa 300 mg/kg nel ratto, pari a 80-100 volte la dose attiva, elenco degli eccipienti glicerina, alcol etilico, metilparidrossibenzoato, aroma menta, mentolo, saccarina sodica, colorante verde certosa, sodio fosfato monobasico, acqua depurata. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Occhicola, collutorio a base di chetoprofene e sale di lisina sono Solget infiammazione e dolore, collutorio, fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.